Ciao a tutti pandini e pandine, oggi siamo qui per un nuovo video. Come avrete capito farò un video al giorno finché esco da scuola alle 12. Quando uscirò alle 13 non lo so, ma credo proprio di no, non lo so. Questo è lo speciale 13 iscritti ragazzi, so che non è molto ma per me è veramente un grande traguardo. Quindi grazie di cuore ragazzi, grazie di cuore. Questo speciale 13 iscritti è 10 cose che non sapete su di me. Niente, iniziamo. Come ti chiami? Il mio nome, credo che sia tutti quanti lo sappiano, il mio nome è Caterina, cioè è anche scritto Caterina Kawaii, Caterina, il mio nome è Caterina. Quanti anni hai? 11 e li compio il 30 giugno, però adesso neanche ho 11 anni e il mio compleanno è il 30 giugno, adesso ho 11 anni. Il tuo o i tuoi colori preferiti? I colori preferiti sono due. Fucsia, azzurro e fucsia. Che classe fai? Faccio la prima E alle medie. Prima media, prima E. La E di elefante. Il tuo cibo preferito? Madre, di solito questo cibo lo prepara di domenica, ma non ogni domenica. Ogni morte di papa mia madre lo prepara. Mia madre dice: Caterina, è pronto? È pronto questo cibo? Io faccio salti di gioia. Indovinate che cos'è questo cibo? Le lasagne, ragazzi, io adoro le lasagne. Io me ne mangio un piatto intero, un piatto intero, ragazzi. Davvero? Un piatto intero. Il tuo colore dei capelli. Allora, come potete vedere, sono biondi castani. E io sono molto fiera di avere questo colore di capelli, biondi castani. Li adoro. Li adoro questi capelli biondi castani. Hai degli animali in casa o hai avuto? Allora, vorrei rispondere a due domande. Sì, ho degli animali in casa. E come potete aver visto dall'altro video, tutta tarughina. Ho avuto un animale in casa. Era un gattino che aveva dei mesi. Piccolino così. Beh, adesso non c'è più. Ma non è morto, ragazzi, adesso vi spiego la storia. E l'avevamo preso, era femminuccia, si chiamava Bella. E l'abbiamo dato via, ma non l'abbiamo abbandonato. Ragazzi, io sono contro l'abbandonamento degli animali. Perché io odio le persone che abbandonano gli animali, quindi io, ragazzi, non l'ho abbandonato. Soltanto che vomitava questo animale, cioè questo gatto ci ha attaccato la malattia e ci erano tutti quanti i funghi. Allora abbiamo partito da un dottore e il dottore si è tenuto Bella. E io ho pianto. Questo gatto abbiamo tenuto 3-2 settimane? Non mi ricordo, ragazzi. 2-3 anni fa era. Non mi ricordo, ragazzi. Comunque, lasciando questa cosa degli animali, passiamo all'altra domanda. Fratelli o sorelle? Mia sorella? Mia sorella fa le elementari, fa la terza A e ha 8 anni. Fa la terza A e ha 8 anni. Si chiama Arianna. Il colore degli occhi posso farveli vedere, ma ve lo dico intanto. Ce li ho verdi, che in autunno e in inverno verde scuro, in primavera e in estate verde chiaro. So che non ci credete, ma è così. E sotto nei commenti scrivetemi di che colore voi avete gli occhi. Scrivetemelo e iscrivetevi anche. Preferisci le elementari o le medie? Allora, quando io andavo alle elementari dicevo: mamma, ti prego, non farmi andare alle medie, le odio. Sono meglio le elementari perché ti fanno uscire, hai mezz'ora di tempo per mangiare, ti fanno fare cose più facili. Come si dice? Non lo so più, ma ci sono maestri più gentili. Io facevo paura che i professori erano cattivi. Sono tra le medie. E ora diciamo che ho 10 minuti di tempo per mangiare. Non ti fanno uscire in cortile. Le professoresse non sono cattive, però vabbè. Cioè, allora ragazzi, oggi ho avuto la professoressa di inglese, parlava tutto in inglese. So che me lo dovevo aspettare questo, però non me lo aspettavo. Io non capivo niente, non capivo veramente un cavolo, quindi io in inglese prenderò 4. Ragazzi, no. No. Prenderò 7. Beh, comunque, ragazzi, tralasciamo questa cosa. Della medie. Ora non so cosa rispondere, però credo medie. Perché è molto bello.
E anche perché, non so perché, mi piace di più le medie adesso. Anche perché la palestra ti fanno fare le flessioni, non so. Anche perché hai compagni nuovi e ora è veramente bellissima. Quindi la mia classe è bellissima, ragazzi. Bellissima. Poi in classe mia ho ritrovato anche una delle mie delle elementari che ci siamo incontrate. Il primo giorno non ci parlavamo, il secondo giorno non ci parlavamo. Oggi, ad esempio, ieri, quella, a Miriam, una mia amica dell'asilo, e Alessia, una che non conosco, però adesso conosco, siamo diventate BFF per ora, e vabbè, fantastica. Quella dell'asilo, non pensavo, eravamo molto legate all'asilo. Poi siamo lasciate perché all'elementare per 5 anni non avevamo più niente insieme. Alle medie siamo trovate insieme, quindi, yes, hey, che bellezza. Spero che questo lo speciale 13 iscritti vi sia piaciuto. Se sì, lasciate like, iscrivetevi, commentate e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bacione!